Si è tenuta sabato mattina all'Istituto Veritatis Splendor la presentazione del libro Dimensione sociale della fede, sintesi aggiornata della dottrina sociale della Chiesa. Autore Monsignor Mario Toso, già segretario del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace e ora vescovo di Faenza Modigliana e delegato della Conferenza Episcopale dell'Emilia-Romagna per i problemi sociali e del lavoro. La dottrina sociale della Chiesa viene proprio in questo momento al centro dell'attenzione come ciò che può aiutare a trovare delle soluzioni di tipo umanista, alla luce di un'antropologia, di un'etica di ispirazione cristiana. Senza un umanesimo trascendente, difficilmente noi possiamo elaborare delle buone prassi, delle buone pratiche che siano conformi alla dignità della persona e dei popoli. In particolare oggi si mette in luce come la dottrina sociale della Chiesa debba essere riconsiderata nell'ambito della pastorale delle comunità parrocchiali, delle associazioni e organizzazioni cattoliche di ispirazione cristiana. Si è perso un po' l'abitudine a riflettere sulla dottrina sociale, sì, forse la si visita, la si consulta, ma non si è più abituati a tradurla in attività costruttrice. E questo è il messaggio che possiamo dare, che è anche un messaggio di speranza. Per organizzare la speranza noi abbiamo bisogno di una cultura che ci abitui ad analizzare la situazione, ma anche a intravedere delle nuove sintesi culturali e delle nuove progettualità. All'incontro sono intervenuti anche il Cardinale Matteo Zuppi, Stefano Zamagni, Presidente della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali e Gianluca Galletti, Presidente nazionale UCID. Erano presenti all'incontro i rappresentanti delle organizzazioni ecclesiali, ma non solo. L'Arcivescovo ha detto che il libro sembra essere scritto anche in ginocchio all'interno di un cammino di fede e di preghiera dell'autore. È fondamentale in questo momento, ha detto, affrontare il tema, viste le novità negli insegnamenti di questi ultimi anni, a partire dalla Fratelli Tutti, che sottolinea anche le profonde disuguaglianze presenti nel mondo. Tutte le componenti ecclesiali sono da coinvolgere in questo particolare ambito della fede e della vita cristiana. Il libro di Sua Eccellenza Monsignor Toso è una guida importante per gli imprenditori e dirigenti cattolici. Stiamo entrando nella quarta rivoluzione industriale, quello dell'internet delle cose, della digitalizzazione e riscoprire i valori della dottrina sociale e aggiornarli è fondamentale. Gli imprenditori hanno una responsabilità aumentata, gli imprenditori cattolici hanno una responsabilità aumentata rispetto al resto della categoria. Devono fare più attenzione alla persona, al lavoratore. Il lavoro non è un fattore della produzione. Il lavoro è il fine dell'impresa e questo non deve mai venir meno. Il libro di Toso ce lo ricorda con molta precisione e ci dà anche degli spunti su che cosa dobbiamo fare per attuare questo che è un grande valore. Il compendio della dottrina sociale della Chiesa si fermava al 2004, quindi questo volume è un aggiornamento. Tiene conto, cioè, di tutta la produzione che è del Magistero ecclesiastico dal 2004 ad oggi. Quindi non è una riedizione, è un testo nuovo che tratta i principi della dottrina sociale della Chiesa, che sono sempre gli stessi, alla luce delle cinque encicliche che dal 2004 in poi sono state prodotte. In secondo luogo va ricordato che la dottrina sociale della Chiesa non si rivolge solo ai cattolici o ai credenti, si rivolge a tutti, è cioè un messaggio universale. La formula che viene sempre utilizzata è quella a tutti gli uomini di buona volontà. Questo è bene che si tenga presente. Pensiamo alle ultime due encicliche di Papa Francesco. Laudato Si è il documento più citato nel mondo da tutti, cristiani e non cristiani, anzi forse più dai non cristiani che dai cristiani. Quindi bisogna uscire da una certa logica secondo cui la dottrina sociale della Chiesa sarebbe solo rivolta al mondo cattolico. No, è rivolta a tutti coloro i quali hanno a cuore certi principi fondamentali
e credono nella idea dello sviluppo umano integrale. Nella seconda parte della mattinata c'è stata la presentazione delle buone pratiche da parte degli uffici delle diocesi dell'Emilia-Romagna in vista della prossima settimana sociale dei cattolici di Taranto, che si terrà dal 21 al 24 ottobre. L'evento è stato promosso dalla pastorale sociale del lavoro della Conferenza Episcopale dell'Emilia-Romagna.